del, ecco, queste sono le immagini, guardate, lo stadio è strapieno in ogni ordine di posti, ricorda tempi d'oro, le ultime volte in cui Napoli ha vissuto una festa così sono nella notte dei tempi per i tifosi, parliamo di un ricordo veramente gradito e gradevole, quel marzo 89 quando in Coppa UEFA il Napoli affrontò la Juventus nella gara di ritorno, la Juventus che aveva vinto l'andata e che il Napoli doveva battere con 3 gol di scarto. Ai supplementari riuscì ad arrivare il Napoli per 2-0, vinse la partita, e ai supplementari un difensore, all'epoca Renica, il libero del Napoli, fece il gol che fece crollare il San Paolo, metaforicamente. Oggi è stato un cuore azzurro, Paolo Cannavaro, che ha fatto la stessa cosa, portando il Napoli ai rigori che poi sono risultati vincenti. Ma non anticipiamo i tempi, guardiamo l'immagine della bella tifoseria azzurra di questa magnifica serata, e il Napoli che nel primo tempo ha dominato la partita e ha giocato veramente molto bene. De Zerbi è stato spettacolare in varie occasioni, così come Calaiò, che in questo frangente vediamo entrare in area di rigore e liberarsi del difensore. Difesa juventina addirittura imbarazzante in molte occasioni, Birindelli e Kovac, coppia centrale tutt'altro che irresistibile, sono stati il vero buco nero della Juventus, purtroppo in campionato non saranno loro i titolari. Vediamo De Zerbi come lotta su ogni pallone, questo fantasista che ha subito convinto sia nel trofeo Moretti sia in questo importante match con alcune giocate veramente mirabili. De Zerbi è stata una spina del fianco con i suoi colpi di fantasia per la difesa juventina, ma la coppia d'attacco Bucchi e Calaiò sono stati straordinari. Le prime avvisaglie non hanno portato grandi tiri in porta, vedete Jezzo parlare tranquillamente. Guardate invece ora come vola via l'attacco azzurro con Calaiò. Calaiò offre un pallone a Bucchi un po' troppo avanzato, ma Bucchi supera Buffon che lo trattiene. L'arbitro Trefoloni, un internazionale incredibilmente, non fischia il rigore. Avremo la moviola per vedere il suo collaboratore, non dà il rigore. Bucchi e Calaiò non se ne fanno ragione, così come De Zerbi. Pericolo per la Juventus, Juventus che al 17esimo ha rischiato di andare sotto e poi comincia a gestire la partita e va incredibilmente in vantaggio dopo aver sempre subito. Marchionni, cross facile per lui, nessuno lo contrasta, due uomini soli sul secondo palo, colpevole la difesa azzurra, e Chiellini, il terzino col vizio del gol anche di testa con l'under 21, ne fece uno importante, porta in vantaggio la Juventus nel primo tempo al 27esimo. Rivediamo, Chiellini in beata solitudine, grava colpevolmente, lo lascia libero, il Napoli però non si demoralizza e Calaiò subito riparte d'attacco, si tuffa questa volta nel rigore, non c'è il rigore che lui richiede, francamente sarebbe stato troppo. Ma il Napoli però ha un Bucchi veramente super, guardate cosa fa in area di rigore, quante ambasce crea ai difensori avversari, è l'avvisaglia del pareggio, pareggio che arriva. Ecco ancora il Napoli in attacco con De Zerbi che mette palla al centro, Bucchi da centravanti vero, fa quello che nessun attaccante al mondo è riuscito a fare a Buffon durante il Mondiale, cioè realizzare un gol. E Bucchi si prende l'applauso del San Paolo, di cui sarà sicuramente il beniamino questa stagione. Centravanti vero, dai grandi numeri, grande lottatore, generoso, ma anche molto attento in area di rigore, preciso, fulmina Buffon con questo controllo e tiro. 1-1 alla fine del primo tempo, la Juventus ancora in area di rigore, la difesa del Napoli ha un po' di difficoltà nel contenere negli attacchi, ma tiri a Jezzo non ne arrivano. Primo tempo quindi che si chiude in parità con un Napoli però al gran completo, che con i suoi uomini migliori, vale a dire tecnicamente più bravi, cioè i Bogliacino, i Calaiò e i De Zerbi, detta il gioco. La Juventus nella ripresa fa meglio, anche perché entreranno campioni del calibro di Del Piero e Camoranesi, di cui parleremo. Gran parata di Jezzo su Nedved, poi Domizzi di testa, Domizzi è un giocatore col vizio del gol, si fa sentire anche in area avversaria. Poi Cannavaro, i due centrali di testa sono molto bravi e Buffon due volte si deve preoccupare. Napoli che sventaglia, guardate qui l'errore incredibile del difensore Calaiò, addirittura aggira Buffon con la freddezza glaciale del vero bomber, il palermitano Calaiò mette dentro il gol del vantaggio, è il 2-1 all'ottavo della ripresa, scocca la freccia all'arciere Calaiò, pubblico in visibilio. Errore incredibile della coppia centrale juventina e Calaiò con la freddezza del consumato bomber, il 24enne peloritano, realizza il gol del vantaggio napoletano. 2-1, entra però un mostro del calcio italiano, vale a dire Alessandro Del Piero. Qui Jezzo si prende gli applausi ma anche si arrabbia moltissimo perché il guardialine sbaglia dando il calcio d'angolo che non c'è.
Del Piero sarà il grande protagonista del secondo tempo e dei supplementari. Batte Nedved, ma purtroppo i soliti noti o i soliti ignoti, scegliete voi, fanno quello che non dovrebbe mai accadere, lanciano di tutto a Nedved, l'arbitro Trifoloni sospende per 2 minuti la partita, si riprende, calcio d'angolo, palla al centro, poi la palla in area di rigore ed è Jezzo con un miracolo che su Guzman è rientrato al posto dello spento Bojinov che para una palla gol pressoché fatta, ma la Juventus è viva e ha un Del Piero in più, guardate cosa inventa, pinturicchio Del Piero, Jezzo può solo guardare questa palla che coglie un palo ed entra dall'altra parte della rete, 2-2 con una magia della punta juventina, protesta del Napoli per la punizione precedente battuta in posizione diversa da quella da cui sarebbe dovuta essere battuta, ma il Napoli riprova anche se ha un po' spento le sue batterie d'attacco, Pia incredibilmente spreca il più facile dei gol sull'incursione di Grava, Pia era subentrato nel finale, Pia eroe contro l'Ascoli, oggi tutt'altro che eroe, sbaglia 2 gol in rapida successione, questo è il secondo, Pia rimbeccato dal pubblico per questo doppio errore, ma non si può dare la croce addosso al giovane ex atalantino, qui è Buffon che mette il sigillo sulla partita, partita che termina sul 2-2 e si va ai supplementari con grande rammarico del Napoli perché Pia ha avuto la grande palagol, ma la Juventus nei supplementari comincia a tenere il pallino del gioco con Camoranesi e con Del Piero fa paura, qui è Camoranesi che di testa manda oltre la trasversale, primo tempo supplementare, il Napoli si difende con le unghie e con i denti, entra anche Amodio, il Napoli deve tenere botta con la Juventus che ora ha il possesso della palla e ha un Del Piero in più, in contropiede ogni tanto ci prova, qui l'arbitro non fischia su Domizzi, fa proseguire l'azione della Juventus che va nella metà campo avversaria, ecco guardate cosa accade, su questa situazione che sembra tranquilla, guardate Camoranesi sul fondo per prendersi la palla da Montervino, gli molla un cazzotto sul volto, non è nuovo a queste cose, Mauro German Camoranesi, un campione del mondo, deve onorare la maglia, queste cose non le può fare, espulso da Trifoloni, si becca i fischi di tutto il San Paolo, Montervino a terra per il pugno in faccia ricevuto da Camoranesi, il solito stizzoso argentino. La partita ora è con Napoli in superiorità numerica, ma dura pochissimo la gioia dei tifosi azzurri, perché? Perché Del Piero è sempre lì, in agguato, la difesa azzurra in Genoa, a un minuto dalla fine, è stato espulso anche Grava che non abbiamo visto, a un minuto dalla fine, per doppia munizione, Del Piero segna il 3-2, sembra finita, maniera di rigore, sforbiciata, meravigliosa, mirabile, di Paolo Cannavaro, cuore azzurro, il fratello Fabio è andato a Madrid, lui è venuto a Napoli e ci dona questo 3-3 straordinario, a 2 minuti dopo i tempi regolamentari e supplementari il Napoli riacciuffa la Coppa Italia e si va ai calci di rigore, il San Paolo una bolgia, visibilio generale, un cuore di Napoli che segna la Juventus è veramente quanto di meglio i tifosi possono immaginare, si va ai rigori, una lotteria veramente terribile, Trotta, freddissimo, Trotta era entrato nel secondo tempo, ha giocato benissimo la sua parte di gara, poi è Buffon che vuol fare il Cilaver, ma non lo fa bene, manda alto sulla traversa, va nella sequenza a tirare Bucchi, è un bomber vero di razza e non sbaglia, gol del vantaggio ancora partenopeo, non sbaglia neanche Guzman, anche se sfiora la traversa, non sbaglia Domizzi, un mancino anch'egli. E ora è Birindelli sulla lunetta, Birindelli che è addirittura il capitano di questa Juventus, realizza anch'egli. A questo punto il punteggio è 3-2 ai rigori per il Napoli, ma sbaglia dalla buona, anzi Buffon lo ipnotizza, para, ma dall'altra parte c'è un altro signor portiere, si chiama Gennaro Jezzo che ipnotizza Marchionni e salva il risultato, 3-2 sempre per il Napoli, ma Paolo Cannavaro che ha sul pallone la possibilità di mandare a casa la Juve si fa fermare da Buffon, si va ad oltranza, Del Piero infatti non sbaglia, ma non sbaglia neanche Capitan Montervino, e Chiellini che realizza e a questo punto siamo sul 4-4, tremano tutti quando vedono Amodio in lunetta che va al tiro del rigore, dal dischetto del rigore, ma realizza, invece non realizza Balzaretti ed è 5-4 ai calci di rigore, ai rigori 8-7 risultato finale, tripudio.